siamo a maggio di un evento importante, tutta la filiera delle telecomunicazioni era qua, ma parlando con l'amministratore delegato di un operatore di rete mobile, la domanda sul 5G viene naturale. Qual è la situazione con Wind 3 e qual è il posizionamento di Wind 3 in questa situazione tra legislazione e situazione anche dei competitor? Ok, Wind 3 in Italia è l'operatore che ha la maggior diffusione di 5G sul territorio. Quindi siamo quelli con la miglior copertura e stiamo finalizzando la rete standalone, quindi a breve, all'inizio dell'anno, avremo quello del 5G, poi al massimo dei suoi potenziali, lo standalone 5G. Chiaro che una buona notizia arriva anche dalle istituzioni, perché il fatto che vengono ritoccati al rialzo i limiti elettromagnetici consentirà di diffondere il 5G più di quello che sia oggi possibile. Oggi quando andiamo a diffonderlo, nell'8% dei casi non ci aspettano, non possiamo accenderlo, nel 50% dei casi dobbiamo accenderlo in modo depotenziato. Quindi ora questo intervento deve essere approvato, ci vorranno 3-4 mesi, poi ci vuole il rollout sul territorio, quindi parliamo di un anno, però consentirà il miglioramento delle performance del 5G, consentirà anche un miglioramento in generale delle performance dell'indoor, della copertura indoor per tutti i nostri clienti. Quindi continuiamo a investire nel 5G, pensiamo sia fondamentale sia per le imprese italiane, il 5G consente di automatizzare i processi e quindi di guadagnare in competitività, che chiaramente per i nostri consumatori, che con 5G comunque già oggi nei siti particolarmente affollati c'è della banda dedicata e quindi chi ha il 5G naviga meglio. Un'altra domanda proprio di curiosità sulla strategia commerciale di Wind 3. Abbiamo parlato del mobile, c'è il fisso, prima c'era solo tra virgolette la convergenza, perché oramai i prodotti che sono a marchio Wind 3 sono cresciuti, quindi proseguirà questa strada anche nei prossimi mesi. Certo, sul consumer, come avrete visto dalla campagna pubblicitaria che va su tutte le reti nazionali, stiamo cambiando proprio il DNA dell'azienda, non siamo più solamente una telco, siamo un'azienda che offre alle famiglie italiane comunicazione, quindi fisso e mobile come diceva lei, ma anche energia, luce e gas e protezione. Protezione vuol dire rete sicura, quindi servizio che solo un euro al mese consente ai clienti di evitare gli attacchi di hacking sulla rete mobile, ma anche assicurazione. Entriamo nelle assicurazioni con un modello molto nuovo, moderno, semplice, chiaro, quindi non ci sono trucchi. E quello che stiamo riscontrando sul territorio è una grande attenzione da parte dei clienti che già ci hanno scelto in molti per l'energia e stanno iniziando a sceglierci per le assicurazioni. Chiaramente conosciamo bene i nostri clienti, vogliamo trattarli sempre meglio, vogliamo semplificargli la vita, far sì che loro possano riferirsi a noi come azienda e poi ai nostri dealer sul territorio per risolvere tutti i problemi dei servizi all'interno della famiglia.